Amici di Televomero, eccoci qui per la nostra consueta striscia quotidiana al Diario della Turchia. Il Napoli domani affronterà alle ore 16 il Crystal Palace nella sua ultima giornata di ritiro ad Antalya, Belek, in Turchia, un impegno probante sicuramente contro la formazione di Premier League. E oggi abbiamo la grande fortuna di capire che aria tira proprio in Turchia, al di là della questione climatica, con Spalletti, che è andato in conferenza stampa. Abbiamo raccolto ovviamente lo Spalletti pensiero con il nostro Gennaro Arpaia. Lo commenteremo qui in studio come al solito con Angelo Rossi, il collega e amico Angelo Rossi. Ciao Angelo, ben arrivato. Ciao, buongiorno, anzi buonasera a tutti e Buonasera, altri. mio caro, buonasera, perché guarda, ieri ti lamentavi che il tempo era un po' particolare, invece oggi abbiamo il nostro Gennaro Arpaia che, nonostante ci avviamo verso la notte fonda, ricordo che poi ci sarà la replica stasera alle 23:30 della nostra striscia quotidiana. Caro Gennaro, oggi ti vediamo in camicia e mi sembra di capire, buongiorno, buonasera e benvenuto, che l'atmosfera climatica sia migliore. Finalmente. No, non solo, caro Gianluca, siamo anche ospiti del Regnum Caria oggi, quindi siamo all'interno, come potete vedere. Chiaramente è scesa la serata, ma oggi devo dire siamo stati ospiti da stamattina con le immagini dell'allenamento che poi proporremo durante il nostro appuntamento con la conferenza stampa di Luciano Spalletti ed anche di Patrick Vieira. Quindi siamo stati fortunati oggi, ecco, a poterci collegare anche da qui e per assistere a quella che sarà l'ultima partita amichevole di questa tournée, mini tournée turca per il Napoli e capire anche che bilancio si può fare, insomma, da questa 10 giorni sicuramente impegnativa. Gennaro, scusami, ma siete stati ospiti di questo centro bellissimo, quindi avete scroccato anche il pranzo e la cena oppure solo qualche margine di Come da allenamento? insegnamenti tuoi, insomma, negli ultimi anni abbiamo Esatto, saputo farci largo anche in quelle che sono le cibarie e le vivande e varie. meno male, quindi abbiamo l'utile e il dilettevole, nonostante l'impegno professionale. Allora, sono tante le cose che dobbiamo sentire di Spalletti, Sì. caro Gennaro, quindi andremo velocissimi perché non mi voglio perdere neanche una parola di quello che ha detto. E comincia tu, vediamo, hai parlato del Crystal Palace, no? Penso che il primo approfondimento è proprio sulla squadra inglese. Sì, chiaramente c'è curiosità per vedere questo secondo step, perché Spalletti l'ha chiamato così, secondo step contro il Crystal Palace, sicuramente ancora più probante per la squadra di Spalletti rispetto alla gara di mercoledì, quindi ascoltiamo le sue parole e poi le commentiamo in studio. Sarà perlomeno sulla carta di un livello superiore. Noi siamo già a un buon punto di messa in pratica di quello che si voleva andare a acchiappare in questo break del campionato. E anche di là c'è uno di quelli dei mostri sacri da ex calciatore come Vieira, che praticamente lui poteva essere la completezza del nostro centrocampo. Zielinski, Anguissa, Lobotka, lui lo faceva in uno solo perché sapeva fare tutto, aveva questa tignosità a giocarci contro che era una roba, anche a vederlo dalla panchina, impossibile. Per cui sicuramente sarà riuscita a trasferire ai suoi calciatori quel suo carattere, e poi si sa il livello del calcio inglese, attaccante Zaha, attaccante imprevedibile, veloce, di qualità, un centrocampista fisico come Doucouré che gli assomiglia molto, c'ha Gueye come difensore centrale, insomma, si comincia ad andare a confrontarsi con dei calciatori veramente top del campionato. E quindi per noi sarà un test ancora più importante, dove riandremo a provare qualcosa di nuovo, perché noi questo periodo qui lo dobbiamo sfruttare come se si riuscisse a mettere dentro cose nuove. All'inizio dell'anno avevamo tutti questi calciatori nuovi, c'era da ripetere per trovare il bando della matassa senza mischiare molte cose. Ora delle conoscenze ce l'abbiamo, possiamo andare a tentare in questo ulteriore tempo di portare a casa poi qualcosa di nuovo, ecco. E
e per ora si sta sviluppando tutto bene, insomma, ecco. Oh, abbiamo sentito Spalletti che, come al solito, ha parlato benissimo di Vieira, ha parlato molto dei calciatori del Crystal Palace. È inutile, Angelo, dire, poi ce lo conferma anche Gennaro, che questa è partita vera. Sicuramente, sicuramente. È uno step, per usare le parole di Spalletti. È un test abbastanza attendibile, secondo me, non in confronto al precedente avversario, ma se lo rapportiamo ai giorni di lavoro che ha sostenuto, che ha svolto il Napoli, ha affrontato il Napoli in Turchia. Insomma, dopo un bel po' di lavoro, affrontare una squadra del genere ci può dare, insomma, più o meno un quadro abbastanza preciso di quanto si è lavorato e soprattutto di come si è lavorato, perché ti ripeto, insomma, l'avversario è un avversario di livello. Oh, Gennaro, ma Spalletti ci ha raccontato un po', dobbiamo capire come stanno Sirigu, Rachmani, Demme, com'è la situazione? Esatto, questi tre nomi che hai fatto tu, Gianluca, non si sono allenati praticamente oggi, così come negli ultimi giorni. Nulla di preoccupante, insomma, secondo Spalletti, soprattutto per quanto riguarda Sirigu e Demme. Rachmani era un programma, insomma, che stanno portando avanti, e sicuramente anche la questione infortunati può essere importante per la squadra, che vedremo domani quantomeno dal primo minuto, con un dubbio importante in avanti, perché Osimhen e Simeone si giocheranno, ecco, questa maglia da numero 9. E poi c'è curiosità, perché ne abbiamo parlato anche ieri proprio con il nostro studio, c'è curiosità di capire se Raspadori sarà promosso o sarà non promosso in quella zona di campo che abbiamo visto occupare nella partita di mercoledì. Però per ascoltare al meglio, insomma, quella che è la situazione infortunati, andiamo da Spalletti e poi rientriamo. Allora, Sirigu sta facendo un programma che prevedeva poi delle valutazioni step by step, e siamo contenti del livello che ha raggiunto, e quando si rientrerà ricomincerà a fare un po' di allenamenti. Così come Rachmani era stato valutato di riniziare, poi di sfruttare questo break per fare delle cose a secco, per rimettere dentro quelle qualità che bisogna allenare in questo momento qui, e poi rinizierà con la palla quando si rientra giù. Demme ha questo affaticamento muscolare, ma senza lesione, e per scopo precauzionale, però lo terremo fuori in questa partita di domani sera. Beh, insomma, nulla di preoccupante, però io un po' di dubbio, caro Gennaro, caro Angelo, su Rachmani, ma è passato un po' di tempo. Ce l'ho anch'io, sì, infatti è proprio nulla di preoccupante, cioè più che di preoccupante è una cosa abbastanza misteriosa. È stata fatta passare la notizia che, insomma, si trattasse di un infortunio muscolare, di uno stiramento, però i tempi si sono allungati. Ecco. Che cosa si è capito? Era qualcosa più di uno stiramento, perché più di un mese e continua il giocatore continua a fare lavoro differenziato, significa che, insomma, l'infortunio non era così leggero come ci è stato presentato. Le sensazioni di Gennaro, che è sul posto. No, più che sensazioni, insomma, quello che ci viene poi raccontato dal di dentro, ovvero che sin dal primo minuto il Napoli sapeva che qui in Turchia Rachmani non l'avrebbe potuto utilizzare, e ha lavorato appunto con un programma ben specifico anche prima di ritrovarsi a fine novembre a Napoli. È stato a Dubai, sicuramente si è goduto quelle che erano le ore negli Emirati, ma ha lavorato sodo anche lì, proprio perché il Napoli non vuole forzare la mano, vuole averlo a disposizione il 4 di gennaio contro l'Inter, ma soprattutto vuole che questo episodio poi non si ripeta durante l'anno. Ecco, magari fosse stata una stagione normale, avrebbero potuto forzare un po' la mano. C'è la possibilità di sfruttare questa pausa, perché non farlo, e soprattutto perché non mettere a posto tutto. La cosa che io ho capito che il punto dolente dove si è fatto male è un punto delicato, no? L'intersezione famosa, sì. Qui è un po' più delicato, però insomma è giusto il rilievo di Angelo, siamo un po' preoccupati.
Ma Io credo come... che forse la Sì. preoccupazione un po' più intensa ce la possa avere Spalletti per Sirigu, perché avere un secondo portiere che ti dà certezze, anche se hai Meret chiaramente che sta facendo benissimo, ti potrebbe regalare un po' di tranquillità in più. Questo portiere purtroppo da un po' di tempo non riesce proprio ad avere continuità in campo. Questo chissà, potrebbe aprire anche degli scenari a gennaio, perché poi nulla è dato per scontato. Credo che ne parleremo dopo perché ha approfondito anche il discorso mercato, ma possiamo, ha fatto anche, mi pare di aver capito nella conferenza, un bilancio su questo ritiro, no? Giusto, Gennaro? Sì, un bilancio sul ritiro, su quelli che sono stati gli incontri, su quello che è stato il lavoro portato avanti. Ha detto una cosa molto, secondo me, precisa, che poi ascolteremo dalle sue parole. Ha detto: noi volevamo provare cose nuove, lo stiamo facendo qui, abbiamo la possibilità per farlo, perché non farlo? E poi anche su questa pausa che per molti tifosi poteva essere preoccupante, e invece Spalletti dà una lettura tutta sua, insomma, di quello che è il periodo di pausa. Andiamo a sentire le sue parole e poi ci ritroviamo. Ma io conosco un solo modo di misurare la mia giornata e se sono soddisfatto della qualità del lavoro che si è espresso. Per cui il bilancio è un po' quello lì, si va alla ricerca delle cose che ci mancano perché poi l'unica che non abbiamo è quella che ci rovina tutto quello che possediamo, per cui si va a cercare anche di mettere a posto l'unica cosa che non abbiamo. E devo dire che il tempo è stato usato benissimo, abbiamo trovato il massimo della disponibilità da questi ragazzi del marketing e dei social che lavorano con noi nel riuscire a farci trovare tutto pronto e tutto sistemato, e di questo li ringraziamo. Quelli che dicono che sarebbe stato meglio non farlo questo break perché la squadra stava andando bene, invece necessitavamo di un momento così, perché sarebbe venuto lo stesso. La squadra necessitava, per la partenza che aveva fatto e per come aveva condotto, di tirare un po' il fiato. Il fatto che sia venuto in un break probabilmente sarebbe successo con qualche pareggio, e invece ora questo ci permette di ripartire forte e probabilmente scomoda di più quelle squadre che avevano trovato la quadratura nell'ultimo periodo. Che non noi, ecco. In realtà potrebbe essere un'analisi corretta questa qui. E allora si va con fiducia a riniziare, ci sarà ancora la possibilità di altre amichevoli, di altro periodo, da passare a Castel Volturno, dove se io rivedrò lo stesso interesse, la stessa professionalità espressa dai calciatori qui, ne sarò felicissimo. Allora, siamo tornati. Interessante, interessante. Questa conferenza stampa, ma poi Spalletti, sai, è sempre molto articolato, no? Poi, credo che ci è piaciuto questo ritiro in Turchia. Questa è la sensazione che mi sembra, A lui al di là del fatto, sicuramente. poi lo so che ha parlato anche di Pirlo, Montella, ci ha fatto piacere Certo. incontrare le situazioni. Però giustamente Gennaro Sai ci ha che cosa parlato. mi colpisce? Dimmi. Mi colpisce il fatto che più di una volta nel sottolineare i vantaggi positivi che Spalletti ha tratteggiato a proposito di questo ritiro, lo ha fatto guardando la squadra con grande convinzione. Cioè lui, questa è l'impressione che ho, Gennaro ce la può confermare, lui è convinto che questa sosta ci voleva, che ha fatto bene e che hanno lavorato molto bene. Se così fosse, ce lo auguriamo, insomma, sarebbe incoraggiante, molto Quando incoraggiante. dice la sosta potrebbe preoccupare più quelle che si stavano ritrovando, non tanto squadre come la nostra, che forse aveva bisogno di un attimo di pausa, io ci ho letto un chiaro riferimento chiaramente alla Juve, che era la squadra che si stava un po' mettendo a posto, ecco, Certo. prima della sosta. Chissà che poi questa pausa, con tutto quello che è successo anche fuori dal campo, non possa veramente mettere un ostacolo, un bastone tra le ruote, non tanto al Napoli, ma alle sue rivali. E poi sì, sicuramente un bilancio positivo e chissà.
che questo appuntamento in Turchia poi non possa diventare un appuntamento magari anche per i prossimi anni. Sì, però con il patto che ci andiamo noi l'anno prossimo e tu stai qui in studio. Ma detto questo, caro Gennaro, devo farti i complimenti per ieri che avevi accennato ovviamente alla questione del mercato, Demme, la Salernitana, ovvio tutti i giornali oggi parlano di questo, di questa situazione potenziale di mercato. Ovviamente non vi è sfuggita l'occasione per chiedere a Spalletti di Demme del mercato di gennaio, giusto? Certo, perché martedì scorso, prima della partita con l'Antalyaspor, aveva detto una cosa molto interessante Luciano Spalletti tra le tante, ovvero che chi lavora, chi vive, chi gioca a Napoli difficilmente poi vuole andare via, e sono parole che chiaramente vengono riferite all'unico uomo in questo momento che potrebbe avere un po' di mercato, ovvero Diego Demme, non tanto insomma per quelle che sono le sue qualità quanto per la voglia che potrebbe avere di giocare. Spalletti è stato molto più chiaro di quello che ci aspettavamo sul centrocampista tedesco, andiamo a sentire le sue parole. Allora, noi siamo a posto così, ci sentiamo tranquilli così e non vogliamo che avvenga niente, né in uscita né in entrata. Poi se qualche calciatore, è chiaro che si sente nelle condizioni di avere la necessità di andare a giocare di più, perché Demme effettivamente l'ho fatto giocare meno delle potenzialità che ha, un po' anche l'infortunio però probabilmente io l'ho fatto giocare di meno. Se lui vuole andare a giocare, cercheremo di rimanere così lo stesso, valuteremo di poter rimanere così lo stesso, perché ho a disposizione altri calciatori con i quali si può sopperire alla mancanza di un elemento, che sia Demme o un altro, come il numero dico in generale. Demme, ma secondo te il resto se ne va? Cioè, fammi capire, Angelo, io ho una sensazione strana, cioè, vorrei ma non posso, cioè, vorrei accontentarlo ma non so se... Che fa? La decisione spetta a lui, perché il Napoli, Spalletti, ha detto che per loro può tranquillamente restare. È un giocatore sicuramente che può tornare utile, che merita un minutaggio maggiore. Però il problema qual è? È che Demme è l'alter ego di Lobotka. Quindi Lobotka per tutti, non solo per l'allenatore, è intoccabile. Quindi Demme deve decidere se vuole accontentarsi delle briciole, e allora resta. Se come qualche suo compagno gli ha consigliato di restare per scrivere la storia, amen. Se poi ovviamente la priorità sua è quella di giocare, che vada insomma a Salerno, Torino, in qualsiasi altro posto, incoraggiante insomma. È anche abbastanza chiaro Spalletti quando dice: se proprio dovessi andare via non chiederò altre operazioni in entrata, perché c'è chi nella rosa potrebbe sostituirlo. Mi viene in mente forse Gaetano. A proposito di giovani, Napoli è sempre vigile sul mercato. Ovviamente Spalletti, caro Gennaro, credo che non abbia perso occasione per tessere anche le lodi di Giuntoli, no? Sì, di Giuntoli, tutta la squadra mercato, che chiaramente il Napoli ha sottolineato anche la scorsa estate, no? Con un mercato che ha portato in azzurro poi calciatori che non erano sconosciuti ma comunque non avevano il blasone che già oggi possono avere. In particolare, essendo in Turchia, ecco, questo feeling che si è creato negli ultimi anni con il Fenerbahce, cioè tra le altre, sono arrivati Elmas, è arrivato Kim, e ci sono altri due calciatori che il Napoli sta seguendo con molto interesse. Uno è Guler, che è un calciatore giovanissimo, appena maggiorenne, che appunto potrebbe essere la nuova stella del calcio qui in Turchia, e l'altro è Ferdi Kadıoğlu, un elemento molto duttile che potrebbe fare al caso del Napoli, soprattutto in quello spot di terzino destro che appunto da un po' di tempo è occupato da Zanoli, e per molti potrebbe essere occupato con un giocatore di più esperienza. Ha parlato anche di loro riferendosi a quello che potrebbe essere non il mercato invernale ma il mercato estivo. Andiamo a sentire Spalletti. Allora, per quanto riguarda il mercato, noi abbiamo Giuntoli e è lui quello che va poi a vedere delle situazioni nuove per essere pronto se poi succede qualcosa nella nostra squadra. Noi, come dicevo prima, siamo tranquilli. Ora noi finiremo il campionato con questa rosa qui, perché siamo felici di avere a che fare con dei professionisti come abbiamo in questo momento.
e tutto quello che si vuol dire del mercato è da valutare poi a fine di questa stagione, perché noi vogliamo finire con questa rosa qui. Oh, questo è il mercato giovane, c'è un bel feeling tra Giuntoli e Spalletti, su questo non mi sembra che ci siano dubbi alcuni. I dubbi sono su Kim, caro Arpaia, perché Kim mo sta tornando dal mondiale, questa famosa clausola rescissore, l'interesse di questi famosi club di Premier, com'è la situazione? Sì, sta tornando, tra l'altro tornerà in queste ore, insomma, in Italia, tra Roma e Napoli, insieme con la famiglia che lo segue sempre. E sicuramente i dubbi forse ci sono per gli operatori di mercato, ma non per Luciano Spalletti, che è stato abbastanza chiaro sul centrale sudcoreano, e secondo me da lì passa anche tutta la seconda parte di stagione di un Napoli che Spalletti vuole veramente tutto insieme. Andiamo a sentirlo. È chiaro che il direttore forte, come il calciatore forte, è quello che sa prevedere, che si prepara il mercato in anticipo, e lui è probabile che abbia già nel suo taccuino dei nomi per la prossima stagione in base all'anticipazione di quello che può accadere. Come il calciatore forte, quando gli arriva la palla, sa già dove la deve giocare. Io la vedo dura che Mingiai possa lasciare il Napoli, perché si trova talmente bene dentro la squadra, in questa città, e poi è talmente adatto a quello che è il nostro modo di essere, lui con la sua esecutività, con la sua tranquillità, con la sua professionalità, che mi sembra proprio che sia il posto giusto per lui. Allora, Kim, Angelo, un francobollo. Lo riesce il Napoli a levare sta clausola recessore? Il rischio ci sta, non ci sta? Secondo te, che cosa succederà? Non lo so, non mi addentro nelle dinamiche di mercato della Certo. clausola, però dico che secondo me tra quelli più corteggiati è il più sicuro, nel senso che non vedo minimamente da parte di Kim l'intenzione, la voglia e il desiderio di andare altrove. Quindi io su Kim scommetterei che Kim resti a Napoli, scommetterei proprio qualsiasi cifra. Ah, mi Sono, piace. però molto dipende, e non solo per Kim, secondo me, credo è anche che sia giusto così, che molto dipenderà da come finirà il campionato. Ah, è certo. Uno Beh, quando stupendo. dice Napoli è il posto giusto per Kim, io credo che poi qualsiasi calciatore si faccia abbracciare, ecco, da Esatto, queste parole del proprio allenatore. dopo questa Spalletti Story di oggi, mi vuoi regalare anche una nota di colore, per favore, Gennaro, di questo ritiro turco che siamo ormai alla fine? Vi raccontavo ieri, Gianluca, che qui di tifosi napoletani non è che ce ne siano tantissimi, ma quelli che ci sono, che sono venuti a trovare il Napoli, che arrivano appunto dalla Turchia, si fanno notare, stanno vicino alla squadra in qualsiasi modo, e noi per questo abbiamo sentito questa mattina il presidente del Club Napoli Istanbul, e vedete un po', insomma, che cosa ne è venuto fuori con lui. Allora, siamo all'esterno del Regnum Caria, la struttura che sta ospitando il Napoli qui da un po', da un bel po' di giorni, dove domani si giocherà l'ultima amichevole di questa esperienza in Turchia. Siamo soprattutto con Agostino Novillo, che è un ospite della struttura che si sta godendo qualche ora di tranquillità, di sosta, ma soprattutto è un cuore azzurro trapiantato in Turchia, che quindi ne approfitta anche per curiosare, per vedere, per capire, anche perché il Napoli da vicino non capita troppo spesso. Specialmente per noi che viviamo in Turchia, vedere il Napoli da vicino è quasi impossibile. Poi anche gli anni del Covid non ci hanno permesso di spostarci liberamente, e quindi seguiamo il Napoli con passione da Istanbul, e quando possiamo lo seguiamo, e quindi siamo venuti qui Lei è arrivato da qualche ora qui ad Antalya, ha già visto il Napoli, insomma, nella struttura, tra gli allenamenti, i pranzi e le cene di gruppo. La prima sensazione, ecco, la prima cosa che ha pensato quando ha visto Spalletti, Osimhen, i Kvaratskhelia. Sono molto restii ad avere incontri con i tifosi, ma ho visto quasi tutti, e all'interno della struttura si muovono molto liberamente. E stamattina sono stato anche a vedere di nascosto gli allenamenti, perché non lo permettono. La sicurezza ci tiene molto lontano. Allora, noi vi dobbiamo ringraziare, noi del Diario dalla Turchia, noi di Televomero, perché
Abbiamo avuto qualche giorno fa qui Nello, che è un suo, diciamo, collega di tifo, sempre del Club Napoli Istanbul, e lei di questo Club Napoli Istanbul è, mi diceva, mi raccontava a telecamere spente, il presidente, anche se bisogna capire come poi si evolvono le elezioni nei prossimi anni. No, diciamo, siamo un gruppo fondatore di 9 persone, poi ci siamo allargati, siamo quasi 100 adesso, la comunità napoletana a Istanbul è forte, quindi facciamo molta attività di promozione del Napoli e della nostra cultura napoletana. Ma il Napoli visto fin qui in stagione come lo descrive, anche se a distanza, insomma? Noi stiamo godendo da paura quest'anno, quindi penso anche tutti quelli che hanno visto il Napoli giocare fino ad oggi è qualcosa di che non ci aspettavamo ed è appassionante. Oh, bello, bello questo contributo, il Napoli Club Istanbul, Napoli ovunque e dovunque. Caro Arpaia, l'appuntamento è a domani, contrariamente, andando nel post-gara, ci vedremo domani sera alle 23 puntuali su Televomero per raccontare sì. Crystal Palace Napoli nel post-gara e per ovviamente sentire i commenti a caldo di questa partita. Vi voglio ringraziare, bella puntata, bravi, bel servizio, complimenti Arpaia per l'ottimo lavoro eseguito e complimenti a te Angelo Rossi, grazie per la compagnia, ci vediamo domani sera per alle 23 qui su Televomero. Arpaia, ti raccomando, per la cena di questa sera in ritiro sarò precisissimo. Tieniti leggero, soprattutto. Tieniti leggero, domani c'è la partita, come tutti. Non devo giocare io, ma lo farò comunque. No, grazie mille. Grazie Gennaro Arpaia, grazie Angelo grazie Rossi. Grazie alla regia di Televomero, nella persona ovviamente di Giulio Tammero e di tutti i tecnici, appuntamento a domani, la replica alle 23.30 stasera, domani alle 23 nel post gara Napoli Crystal Palace. Ciao. Ciao, buonasera. We'll be right back.